Ed eccoci ancora ai microfoni di RBA. Io sono sempre Giorgio Olmoti e sono sempre il vostro reporter di guerra, davvero in prima linea, qui dal Salone del Libro, che il sabato e la domenica diventa veramente una incredibile contenitore di umanità traspirante, lo possiamo dire, perché lo stiamo misurando sui nostri sensi alterati. E siamo qui, c'è un sacco di gente che gira da uno stand all'altro. Ho cercato di spezzare una lancia a favore di Zero Calcare nella prima parte, quando abbiamo intervistato Michela Volante, perché appunto c'è questa fila di gente crudele, cattiva, che da anni si mette lì e pretende che Zero Calcare disegni. Non è solo lui, ci sono altri disegnatori. Ieri c'era Giuseppe Palumbo, mio fratello Giuseppe Palumbo, autore anche di copertina dei miei libri, che fa Tex, fa Diabolic, e che anche lui appunto l'hanno preso. Vogliamo tutti un foglietto, vogliamo tutti uno scalpo, vogliamo tutti un segno di cosa, perché poi in realtà qua ci sono i libri, e c'è qualcuno che i libri li porta in giro, c'è qualcuno che i libri se li è messi sulle spalle e va in giro a raccontarli e a portarli proprio fisicamente in giro, viaggia. Questo qualcuno è qui ospite ai microfoni di RBE ed è Fabio Mendolicchio. Fabio Mendolicchio, puoi salutare. Poi. Beh, grazie, Giorgio. Fabio Mendolicchio, certo. Editore, Miraggi Edizioni, l'inventore insieme a soci di Miraggi Edizioni, il grande motore proprio di propaganda, il grande motore di trasferimento della conoscenza, non solo di Miraggi Edizioni. Perché che cosa fai? Vuoi raccontarlo tu? Intanto io mi metto in favore di camera e faccio vedere questa iniziativa che contraddistingue. Lo gira sotto sopra. Ah, beh, vai. Vedi? Fantastico. Okay. Per fortuna c'è la penisola. Sì, meno male, ma io non sai che io in geografia non sono fortissimo, io faccio libri di storia. Allora, ho fatto vedere la locandina, mi sono oscurato per te, detto che potevate farla più grande sta locandina, così facevo proprio l'uomo sandwich. E tu parti con la Vespa e porti in giro i libri, racconta. Sì, questa è una follia che è partita 3 anni fa, dopo la pandemia, perché c'era il bisogno, l'urgenza di tornare ad abbracciare le persone, a guardarle negli occhi. E è un'impresa, ovvero faccio circa, anche quest'anno, 4.000 chilometri in 11 giorni, quindi con una media di 350 chilometri al giorno. Sempre con la stessa Vespa, cioè sempre non abbia cambiato. Sempre con la stessa Vespa, sì. No, ho cambiato il motore, perché nel frattempo fuso. È una Vespa che è diventata, da dicembre 2023, la prima libreria Ubik su due ruote. Quindi io con la Vespa, con lo scaffale a vetrina montato dietro alle spalle, sul portapacchi, raggiungo i comuni, i borghi, dove non ci sono librerie, dove non arriva il libro, se non attraverso i camioncini di Amazon. E quindi è una lotta impari con quell'intento, con l'intento di portare buona letteratura dove ce n'è bisogno. E come da 3 anni a sta parte, il Giro d'Italia è diventato un festival itinerante. Io parto in questo caso, quest'anno partirò tra 3 giorni, il 16 di maggio, e fino al 26 maggio, 11 giorni, raggiungerò 11 librerie Ubik sparse, arriverò. Giusto per dare un po' la dimensione, arrivo fino a Catanzaro e torno su e presento 12 scrittori pazzeschi, anche scrittori che non conoscevo. E la cosa più divertente è che ho dovuto leggermi i loro libri per poterli presentare, 12 libri in un mese. Credevo di non farcela. E invece ho scoperto, e questo torna a gioco del festival, ho scoperto che non esiste nulla di impossibile. Perché se noi lo vogliamo, il tempo per fare le cose lo troviamo. E dipende solo ed esclusivamente da ognuno di noi. Certo, e questa cosa sì, è verissima.
Tra l'altro, appunto, parlavi di questo confronto con i colossi che distribuiscono online, che ben vengano, perché comunque sono una possibilità di far arrivare libri dove non si potrebbe. Però qual è la differenza? Che il libraio, che tu che arrivi nel borgo, parli di qualcosa che conosci. Eh sì. Diventi un interlocutore, diventi un mediatore. E portandoti dietro gli autori, io a mia volta sono stato come autore, sono stato ospite a Genova, e che non so se altri autori l'hanno fatto, ma io mi sono sentito, io sono motociclista da sempre, giro praticamente solo in moto, e quindi mi sono sentito, per solidarietà, sono partito da Torino e con la mia moto Guzzi sono arrivato a Genova, e poi facciamo un po' di storytelling al volo, e poi ci è successa una cosa assurda, nel senso che siamo stati lì, abbiamo presentato il libro in due momenti, in Via del Campo, appunto, con in quello che è quella specie di negozio tempio dedicato alla canzone d'autore genovese, e poi dopo siamo andati in una libreria, siamo andati in un contesto assurdo, perché dove presentavamo c'era un sacco di gente, si erano seduti, ma c'era anche un ritrovo di clochard, di quelli che dormono per strada e che si riunivano tutti lì prima di, poi ognuno andava a trovare il suo posto, a bere e a far casino, e che alla fine erano tutti lì tra i tavolini a raccontare il mio romanzo con me. C'era uno friulano, il mio romanzo a metà del Friuli, che si è sentito proprio partecipe, gli abbiamo cioè, regalato una copia. Ma la cosa pazzesca è stata che quando siamo ripartiti siamo entrati a un casello autostradale e arrivati a una galleria e si è scattato il semaforo rosso, che io non ho mai visto scattare, per cui non potevamo passare. Siamo rimasti lì mezz'ora con le moto spente finché è arrivato un furgone di quelli dei lavori in corso, che ci ha detto: ma cosa fate qua? Perché l'autostrada era chiusa per lavori per tutta la notte, e noi eravamo entrati perché avevamo dimenticato di chiudere un casello, eravamo gli unici due di notte nell'autostrada, due pazzi, ci hanno detto andate ma non c'è, cioè i distributori erano chiusi, ecco, per cui io viaggiavo a 60 all'ora, stavo finendo la benzina, ci siamo fatti una notte da soli in autostrada, è stata una roba pazzesca. E beh, sono quelle robe. E io ti vedevo poi davanti con la tua incredibile vetrina piena di libri nella notte in autostrada. C'era un tocco di surrealtà, c'era poesia allo stato puro. Sì. E beh, sono gli imprevisti. Sì, ma perché ogni viaggio porta con sé. E ogni romanzo dentro si nutre di imprevisti, quindi è un romanzo vivente il tuo. Una cosa molto importante è che in un altro viaggio surreale, perché devi sapere che a fine aprile sono stato invitato a Pontedera, perché quest'anno ci sono stati i Vespa World, certo, Days. A Pontedera c'è la Piaggio, lo so, perché io sono un appassionato di ciao. Cioè, e mi hanno invitato e mi hanno chiesto di andare a presentare un autore di quelli che erano usciti da poco, quelle che vengono chiamate le novità del mercato editoriale, e io ho portato da Dario Voltolini. E andando lì ho fatto 800 km in 36 ore, cioè, sono andato a Pontedera, ho dormito, il giorno dopo abbiamo fatto l'evento, ho dormito e sono ritornato, e durante il viaggio stavamo ancora lavorando al programma del nuovo tour di quest'anno e mancava il titolo, e andando giù io per 4 ore viaggiando ho continuato a pensare, immaginare, fare, mi sono fatto domande, date risposte. Alla fine, al perché facessi tutto ciò, mi è venuto un lampo poco prima di fermarmi a fare benzina, e tra l'altro stavo schivando i temporali, perché quel giorno sull'Appennino c'erano tutti i temporali. Ma la vetrinetta regge l'acqua? No, devo coprirla con un preservativo che ho fatto, certo, su misura, certo, per evitare proprio che poi si infiltri l'acqua nei libri, e mi è venuta questa cosa che la dirigenza di Ubik ha sposato immediatamente, ovvero il titolo del tour è Urgente, perché è urgente non dare nulla per scontato. Noi siamo abituati a dare quasi tutto per scontato, ogni cosa acquisita, e se ci pensi, no? Tu che li conosci molto bene il mondo editoriale, negli ultimi anni noi assistiamo a una quantità enorme di festival, fiere,
ce ne sono in continuazione, aumentano in contemporanea, allo stesso weekend tre fiere, veramente è una cosa. Eppure la lettura e l'acquisto dei libri continua a diminuire, e allora è urgente andare a non solo metterci la faccia, ma portare e raccontare le storie, andare di persona, fare l'impresa. È urgente non dare per scontato che anche soltanto dire che leggere è importante, bisogna dare il buon esempio, non è più sufficiente dirlo. Certo. Sì, me ne accorgo perché appunto tu sai, io racconto romanzi da 20 anni in giro per teatri, per romanzi famosi da Moby Dick a Pinocchio. Veramente è un patto col lettore, cioè tu non puoi continuare a proporre l'ipotesi della lettura come gesto se poi non sei tu stesso ficcato dentro quella roba lì. E in questo senso, tra l'altro, appunto, la domanda che ti faccio, vabbè, primo, come ti accoglie la gente? Cioè la gente che ti vede arrivare con la Vespa capisce questa cosa qui o rimane, cioè qual è l'atteggiamento? Quasi tu arrivi come l'antropologo con la macchina fotografica nei villaggi e cosa succede? È Macondo, tu arrivi e sei gli zingari che arrivano a Macondo, sei in qualche modo una macchina scenica, una macchina della meraviglia che attira l'attenzione. Qual è la reazione rispetto a... Cioè c'è gente che compra e che legge i libri dopo... Cioè tu sei un po' l'antitesi di questo scatolone in cui c'è la proposta di tutto. Tu sei una sorta di salone del libro permanente con una vocazione al nomadismo che ti porta a caricare la tua Vespa di libri e di andarli a raccontare in giro per l'Italia. Arrivi a Catanzaro stavolta. Ma la gente come reagisce? Reagisce bene. Sono stupiti, meravigliati, è quasi come se fossi testimonial del lettore e dello scrittore. E, come dicevi tu prima, è chiaro che se un libro l'hai letto, ti è piaciuto e lo sai raccontare e lo racconti, arriva. Il lettore ti crede. Certo. Tutto un gioco di fiducia. È tutto giocato sulla fiducia. Ma quindi se volessimo immaginare che tu ora ai microfoni di RBS sei arrivato con la Vespa, sei sceso dalla Vespa e davanti a questo villaggio, a questa comunità caotica, distraendo anche quelli che stanno seviziando zero calcare e rimanendo lì da ore, volessi raccontare un libro, di che libro gli parleresti adesso? Gli racconterei, è difficile scegliere, eh? In realtà abbiamo scelto 12 libri che sono veramente uno più bello dell'altro. Sì, ma non il migliore, quello che ti passa per la testa. C'è anche un Miraggi, c'è anche il secondo romanzo di Sergio Lachiusa, che è uscito il 30 di aprile. Gli racconterei, che può benissimo essere una storia di un romanzo e che spesso racconto quando ci sono questi incontri, che per esempio io da ragazzo, adolescente, avevo un sogno, desideravo tantissimo avere una Vespa e purtroppo i miei genitori non avevano le possibilità economiche e mi comprarono un Califone a quattro tempi usato, che giusto per uscire con gli amici che avevano tutti il motorino. Comunque il Califone, motore rizzato, era un grandissimo motorino. È stata tanta roba, ma infatti poi alla fine non sono scontento di quello che è stato. E allo stesso tempo avevo tantissima voglia di viaggiare di più, perché avevo degli amici che viaggiavano e i miei non se lo potevano permettere. A distanza di 35 anni ho unito quei due sogni. Si sono saldati. Io oggi ho ormai da 20 anni una Vespa, perché quando ho avuto la possibilità non ho perso tempo e me la sono comprata, e ho iniziato a viaggiare con i libri, che è una cosa che amo, la follia. E questa cosa qua, quando io viaggio da solo, la racconto, vedo quasi la commozione negli occhi delle persone, perché poi il punto è sempre quello: credere nei sogni e pensare che i sogni, se vuoi, vedi, torniamo al punto di partenza, se vuoi le cose si raggiungono e anche i sogni si avverano. Bisogna volerlo fino in fondo, bisogna, certo, crederci.
Guarda, se non ci credo io che, vabbè, a parte il fatto appunto anch'io, io ho sempre avuto questa ossessione per le moto e me le costruivo da solo. Il primo ciao l'ho veramente autocostruito, sono andato a lavorare alla Coca-Cola tutta l'estate, avevo 15 anni, mentre gli altri passavano, era la strada per il mare, io caricavo quei vecchi camion della Coca-Cola che erano esterni, no? Se io caricavo casse di Coca-Cola per quelli che poi l'avrebbero bevuta sulla spiaggia e aspettavo di avere i soldi per comprare un ciao usato, che poi è diventato una specie di creatura mutante. Ma in realtà poi appunto ho avuto un sacco di moto, ma alla fine ho queste moto Guzzi California che aggiusto da solo, no? E per me sono casa, nel senso ci ho girato il mondo. E mi ricordo che quando sono venuto a Genova a presentare il mio romanzo, certo, la cosa per cui ho capito che la moto può essere casa è quando il tipo che dormiva per strada mi ha chiesto se poteva farsi la barba mentre io presentavo il libro, farsi la barba usando lo specchietto del mio Guzzi. Quella roba lì è stata per me meravigliosa, perché cioè io sono uno che si è fatto in 23 ore, ero già vecchio, avevo già più di 50 anni, in 23 ore Torino-Udine in ciao, sono arrivato lì, che gli unici che mi fermavano erano la polizia. Io pensavo andrò, mi fermerò e sarà la pianura padana, mi accoglierà nelle trattorie, nelle osterie. C'erano solo centri commerciali, cartelli vendesi e poliziotti che mi fermavano e mi dicevano: ma hai perso una scommessa? Perché non c'era nemmeno più. Cioè, ecco, rispetto a questa roba qui, viaggiare di per sé è già una narrazione. Quindi arrivi con una credibilità, in qualche modo arrivi già producendo un certificato che dice: io ti racconto le storie perché io in questo momento sono una storia. Io sono talmente pazzo e folle che credo tantissimo in questa cosa che la sto facendo. E la gente ha le lacrime e lì qualunque cosa tu gli racconti, ma anche una bella storia, ti stringe la mano ti ringrazia anche, perché ci sono persone che mi hanno detto: ti invidio, ti ammiro, ti... Qualcuno te l'ha detto, sei scemo. Anche. Ma sì. Diciamo le cose come stanno. Soprattutto in autostrada, quando mi superano, sì. E io guardo gli occhi di quelli stralunati che mi guardano e io, ma cosa stai facendo? Ma cos'è questa roba? Sì. Le diciamo velocemente le tappe. Certo, certo, no, fai perché... come fosse allora, io intanto a radio tua. Lascerò dei volantini qua nello stand della radio, quindi che chi vuole può prenderlo e può seguire il tour, anche degli adesivi. E la prima tappa, il 16 di maggio, sarà la Ubic di Bologna con Ezio Sinigaglia. Il giorno dopo, il 17, scendo a Senigallia, sembra un gioco di parole, ma è così, con Marilu Oliva. Il terzo giorno a Manduria, sempre Ubic, con Francesco Carofiglio, il fratello di Gianrico. Il giorno dopo a Catanzaro con Giuseppe Quaranta, libro meraviglioso, edito da Atlantide. Diciamo il titolo, diciamo. La sindrome di Stendhal, diciamo la sindrome. Poi la quinta tappa Praia Mare con Fiore Manni, la sesta tappa Benevento con Antonella Cilento, settima tappa a Roma Frascati, sempre Ubic, con Andrei Longo, che credo tu conosca, scrittore immenso, la ottava tappa con Margherita Loi e Paolo Ciampi a Sesto Fiorentino, poi incrocio verso Mestre con Massimo Carlotto, che tu conosci, e decima tappa Bergamo con Sergio Lacchiusa, undicesima tappa Busto Arsizio con Gian Andrea Cerone. Tutto questo con la Vespa. Tutto questo con la Vespa in 11 giorni. Tra l'altro, diciamolo, tu sei anche chef, ma chef sul serio, e organizzi cene letterarie, organizzi... Cosa mangia uno che gira in Vespa? Cioè, alla fine mangi panini della Mangio bene. Non mangi l'Icaro e la rustichella. No, però mi fermo, ecco, bravo. Qua hai detto una cosa, mi fermo come vuole la buona tradizione, laddove ci sono i camion. Sì, sono perfettamente d'accordo. Fermi. E posso darti anche delle dritte. Io ho al mio attivo un numero di chilometri degni di un tir. Quindi, allora, noi prima di lasciarci, tu sei anche un editore, Miraggi? Prossime cose, regali? C'è Sergio Lacchiusa nel tour, che è uscito il secondo libro della collana Scafi Blu,
collana di contrabbando una letterario. Bella collana, diciamo, una collana notevole con tantissimi autori, a parte un buco. No, ci sei anche tu, perché sei un grande narratore ed è entrato a piedi uniti nella collana, ci sta benissimo lo Strace Ossa che tu hai scritto. No, infatti Sergio La Chiusa, tremenda. Sergio La Chiusa, posso solo, perché poi chiaramente in breve dico solo che questo libro ha impiegato 21 anni a scriverlo. È stato fatto un lavoro mostruoso, lui lavora moltissimo sulla lingua, è divertentissimo perché fa un gioco col lettore nel costruire insieme al lettore il personaggio, i personaggi del romanzo. È una storia di una Milano un po' tra il distopico e, vedi che torna di nuovo come i libri si parlano, no? Col libro precedente. Dove sostanzialmente il protagonista piano piano perde tutto quello che ha, perde il lavoro, perde il conto in banca, ritira tutto, gliene succede di ogni strada facendo, viene ricoverato in un reparto ospedaliero, ma tra l'altro lo prende come elemento positivo perché non ha più la casa, non ha più dove andare, quindi trova casa all'interno di questo reparto, poi scappa, ritorna, alla fine gira e rigira, finisce all'interno di una città di macchine, il titolo è Il cimitero delle macchine, che è uno sfascio a carrozza, dove in realtà si incrocia, si incontra la vita di una città allo sbando, finta come è Milano, e quindi è lì, poi succede altro. No, fermiamoci, però ci hai fatto venire voglia davvero, almeno mi hai fatto venire voglia di approfondire. È un grandissimo romanzo. Allora, sì. Io ricordo il Vespa Tour di Fabio Mendolicchio, Mendolicchio, noi lo conosciamo tutti come Mendo, che va in giro per l'Italia a proporre libri. Un'impresa anche suicida dal punto di vista mediatico, dal punto di vista proprio della... Però è il trasferimento della conoscenza, è veramente Ulisse, cioè veramente varcare le colonne d'Ercole e provarci, un po' macchiandosi di Ibris. Sai come si chiama il personaggio principale del nuovo romanzo di Ulisse Orsini? Vabbè, però era troppo facile. Allora, detto questo, io ringrazio Fabio e rimaniamo qui ai microfoni di RBE. Giorgio Olmoti sempre in prima linea, questa cronaca dal dopobomba letterario che c'è qui al Salone del Libro. Ci siamo e vi raccontiamo cose. Grazie mille.